Ragazzi, qui Spirit, andiamo a cominciare col capitolo 3, prima missione. Consiglio Fast, i piloti in gamba non hanno amici, hanno la famiglia. Tej, è bello rivederti, Spirit. Abbiamo del lavoro da sbrigare. Qualche anno fa litigammo con un certo Carter Verone. È finito dietro le sbarre grazie a me e Roman, ma ora è uscito e sembra voglia regolare i conti in sospeso. Dobbiamo toglierlo di mezzo ed è un lavoro che va fatto dall'interno. Sto cercando dei piloti che trasportano gli anelli. Ed ecco che entri in gioco tu, sai guidare e lui non ti conosce. Vinci la gara che hai organizzato, in questo modo si accorgerà di te. E dunque andiamo a tavoletta, ragazzi, cerchiamo di inserirci nella zona di partenza. Partenza sempre in ritardo. Dobbiamo fottere Reiko. Non sarà semplice. E forse siamo in testa. Siamo in testa, 3 secondi di vantaggio, niente male, 4 quasi. 4 secondi di vantaggio. 4 secondi di vantaggio, 5 secondi di vantaggio, 5 secondi di vantaggio. Continuiamo così, sembra tutto semplice fino adesso. Ecco, vediamo Reiko, ancora 6 secondi. Attenzione, comincia a esserci traffico, cazzo. Forza. Forza che siamo sopra, sotto il camion. E andiamo a destra. Ancora siamo in vantaggio, largo vantaggio, tutto semplice fino adesso. Una missione veramente semplice, siamo all'arrivo, tutto troppo facile per noi. Ehi tu, sei veloce, mi potresti far comodo. La condizione è che ti piacciono i soldi e la velocità. E dunque abbiamo concluso la prima missione del capitolo 3 a Miami e andiamo per la seconda. Hai bisogno di un'auto con almeno 282, sempre la solita rottura di coglioni. Dobbiamo andare a potenziare l'auto e servono gettoni d'oro. Abbiamo portato 282, adesso iniziamo questa missione. Se una gara diventa troppo difficile, acquista potenziamenti per migliorare la prestazione della tua auto. E sia il cazzo, finché l'abbiamo i gettoni d'oro, non spenderò un centesimo per comprarli. Ce l'hai fatta, bene, vediamo come te la cavi. Sempre a tavoletta, zona di partenza, partenza in ritardo. Attenzione, siamo già in testa, bene, potremmo usare il nostro turbo, la nostra nitro, però cerchiamo di riservarcela. E attenzione, fottiti bastardo, non passi. Vai sui birilli, vai. Mi ha fatto un sorpasso. Abbiamo Enrique dietro, appiccicato. Questa missione sembra un po' più difficile delle altre, cazzo. Lo teniamo comunque sempre dietro, questo è importante. Possiamo riuscire a farcela. Attenzione, si avvicina, sempre sotto il camion. Cazzo, ci ha superato. Dobbiamo usare la nostra nitro, ma lui è in testa, ci ha lasciato molto dietro. Non lo prendiamo più. Stavolta siamo stati fortunati. Ci riproveremo adesso. E dunque siamo qui per riprovarci. Questa volta dobbiamo per forza fotterlo, Enrique. E si parte, vediamo. Stavolta usiamo subito la nostra nitro. Cerchiamo di prendere un po' di vantaggio, dato che poco fa siamo stati fregati a 100 metri dall'arrivo.
Sì, che è sempre appiccicato. Vediamo, vediamo, vediamo. Stavolta qua non è venuto a superarci. Poco fa abbiamo avuto lo scontro in quel punto. L'abbiamo un secondo, l'abbiamo un secondo e mezzo. A un secondo e mezzo, Rike. È dietro, è dietro. Forza, forza che stiamo per farcela. È ancora un secondo e mezzo, un secondo e mezzo. Forza che stiamo per farcela, il traguardo è vicino. Il traguardo è vicino, quasi un secondo. Quasi un secondo, andiamo in aria. Cerchiamo di prendere un vantaggio, ma si è avvicinato Ricky, allora siamo la nitro. Usiamo la nitro e stiamo arrivando. Stiamo arrivando, dobbiamo fotterti Ricky, è quasi da noi. E dobbiamo fotterti tutti insieme. E Ricky è fottuto. Fottuto. Prenditene in culo, è Ricky di merda. Continuiamo con la terza missione del terzo livello. Gli incontri che organizzate ci sono eventi memorabili. Me l'avete detto 30 miliardi di volte, cazzo. Sempre le stesse frasi della mia. Avevo ragione, l'ultimo pilota che è battuto. E cominciamo! Siamo in testa. Abbiamo ancora Rike dietro, la macchina non decolla. E adesso sì, usiamo la nitro, Rike però ci ha superato. E Rike, quella macchina è un bolide. Dobbiamo essere più veloci dei righi. Dobbiamo distruggere l'avversario. Questa è stata la nostra consegna. La nostra missione è distruggere i righi. Toglierlo fuori dal piede. Sa troppe cose a questo punto. Dobbiamo eliminarlo. Siamo vicini. Siamo vicini ai righi. Buttalo fuori. Sta per scapparci, è andato troppo lontano. Troppo lontano. Troppo lontano. Ormai l'abbiamo perso. L'abbiamo perso. Dunque ragazzi, riprenderemo questa missione nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo. Continuate a seguirmi e iscrivetevi al canale.